E questo è il forno in terra cruda, il famoso. Ma l'abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto delle gran pizzate, robe da 70-80 pizze a sera. Spettacolo, sì, è stato molto bello. Poi la chiuso la Agnese una volta a settimana quando fa il pane per il mercato. E vediamo, è il primo inverno che abbiamo il forno fuori, non ci credo che lei abbia la voglia tutti i mercoledì mattina di venire qui a accendere il forno alle 8:30. Noi qua quello che facciamo qua è i pomodori secchi, poi ci facciamo il patè, poi facciamo il sale speziato, le marmellate. La conserva, beh, tutto praticamente. Belli pieni di Ceneras. Questi qua li ho seccati io. Li adopero con aglio, sale speziato così per fare il patè di pomodori secchi, che è una delle nostre grandi chicche culinarie. Un altro nostro must, se lo trovo ancora. Ma sì, ho quasi tutto. Con i nostri zucchini. Magari si può fare zucchine, capperi, timo, erba cipollina, basilico in olio extravergine d'oliva, agosto 2010. Zucchine sott'olio, a parte i capperi, oppure questo che veramente è stato una grande scoperta: cipolle tropea, vino bianco, aceto d'uva, zucchero di canna, uvetta, cannella, alloro e chiodi di garofano. È un agrodolce, cioè, che ha fatto svenire almeno 6-7 persone. Il primo anno di un orto, secondo me, insomma, comunque come il primo anno di qualsiasi attività ha bisogno di un anno per decantare. E poi per un anno non abbiamo preso verdura. L'anno dopo, ora che mi ricordo, venne una grandinata fortissima, e che non so, cioè che spesso prendono anche delle zone molto ristrette, ma per tipo solo sta valletta e si è distrutto tutto. Era giugno e quindi c'è il momento di massimo fulgore e vigore, e ci viene un abbattimento tale che lasciamo perdere l'orto per mesi. Era un orto splendido in quel giugno, tutte le fragole distrutte. Sì, e poi soffri, quando ti affezioni a un orto, le cose che ti dà, come ogni contadino soffri perché il tempo non è mai come lo vorresti, quasi mai, insomma. Dopo la neve dell'anno scorso, che è stata, a detta dei vecchi del bar di Samone, la più grande nevicata che loro si ricordino in tutta la loro vita, ha sotterrato l'orto, nel senso che fino a proprio la balla di paglia non si vedeva, quindi il livello almeno di sicuro era quello, poi se fosse di più al momento non saprei. L'orto sepolto non è morto, ma per esempio quest'aglio che anche l'anno scorso ho piantato in questo periodo, poi è sopravvissuto. Questa cosa è spaventosa, per esempio, cioè che nonostante ci fosse veramente la neve che cancellava ogni tipo di ogni cosa da vedere, in realtà l'aglio vinceva. Quando sai, e comunque qua la voce gira, che sta per arrivare la grande nevicata, comunque ti prepari, cioè noi siamo stati isolati 3 giorni, 3 giorni in cui sì, ecco, sarebbe stato molto arduo venirci a trovare, anche molto arduo per noi dover scappare se ci fosse stata un'urgenza di qualche motivo. E niente, la sera prima delle grandi nevicate di solito ti trovi a casa di amici, fai una cena, il pomeriggio sei andato a fare la spesa, quindi vai a casa di amici con la spesa, le robe che devono andare in freezer le lasci in macchina perché tanto c'è un freddo porco, e si fa sta cena e poi ci si saluta e ci si dice: ci rivediamo quando è finita. E vai verso casa sapendo che quella notte, se non è già iniziato, scenderà la neve. E poi la mattina ti svegli, però con quel senso strano di rassegnazione, uno, impotenza, due, ma in realtà più che impotenza è proprio un abbandono totale di ogni responsabilità, anche lavorativa o cosa, perché sai che comunque c'è, tutto si ferma, comunque le persone a cui tieni di più in quel momento sono ferme come te, se hai un lavoro da qualche altra parte sei giustificato. Cioè la grande nevicata,
ti deresponsabilizza anche. E quindi la grande nevicata, in un certo senso, da queste parti ti ha, insomma, ti toglie quel peso che ti fa dire: mi sto proprio una giornata a casa a fare un cazzo. Se non fosse che al secondo giorno strippi. E tipo l'ultima volta che c'è stata questa nevicata, io stavo così strippando che ho cominciato a fare il mio tunnel, cioè un sentiero scavato in un metro e mezzo di neve che dalla porta di casa mi portasse alla strada. Questo grande miraggio che è sinonimo di ritrovamento della libertà, perché è bloccato nella neve, la statale o la provinciale. E da lì ho iniziato a fare il mio tunnel, che insomma è stata una cosa tanto inutile quanto bella.